Eh sì, cari miei, l'edizione 2024 di Temptation Island ci sta regalando un sacco di colpi di scena, soprattutto grazie alle dinamiche delle coppie in gioco. Tra queste, Martina De Ioannou e Raul Dumitras sembrano essere già in crisi nera e siamo solo alla seconda puntata. Dopo l'avvicinamento sospetto tra Martina e uno dei tentatori, la rete è impazzita di spoiler, secondo i quali la coppia si sarebbe detta «Ciao, ciao». Sarà vero? Ma quindi, Raul e Martina si sono lasciati oppure no? La verità è là fuori, dobbiamo solo trovarla. Scopriamo insieme cos'è successo ai nostri due piccioncini e se il programma ha davvero distrutto una coppia che, a dire il vero, sembrava già scricchiolare dai tempi dei primi trailer. A Temptation Island, Raul Dumitras e Martina De Ioannou hanno fatto parlare di sé fin dalla prima puntata. Lei si è lamentata un bel po' della gelosia di lui, ma poi si è avvicinata parecchio al tentatore Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ve lo ricordate? E come se non bastasse, sui social è spuntato un video di una ragazza che sembra proprio la nostra Martina, in dolce compagnia di un ragazzo che non è né Carlo né Raul. Che sia la prova definitiva della rottura. Bisogna anche dire che, da contratto, le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del programma. Mistero. E per chiudere in bellezza, arriva lo scoop di Amedeo Venza, il re del gossip, che ha rivelato «Sembra proprio che siano usciti da single da Temptation Island». Fonti vicine a Martina dicono che lei lo avrebbe bloccato su WhatsApp e anche dalle chiamate. Per ora su Instagram tutto tace. Ovviamente non possono svelare nulla fino alla fine della trasmissione.